entrare perché questo. E allora ci siamo, signore e signori, buongiorno e benvenuti anche quest'anno alla mini Marcia Gran Paradiso 2024. 17 sono le edizioni, quest'anno siamo arrivati appunto al 17° anno di mini Marcia. Tutto pronto per dare il via a questo sabato, a questo weekend di sport per grandi e piccini. Oggi si inizia come sempre con le batterie dei più piccoli, dalla baby sprint alla cuccioli. Siamo qui a Cogne, ai prati di Sant'Orso, 1500 metri di altitudine, giornata stupenda, un sole incredibile. Da un lato è davvero bellissimo anche per, non solo per i bimbi, ma anche per il pubblico, i genitori che li seguono, perché il meteo è davvero fantastico. Dall'altro lato ovviamente ne risente la neve, che ovviamente si scalda molto, chiaramente le condizioni devono essere preservate il più possibile, per cui sia i gattisti della Pila S.p.A. sia l'amministrazione comunale e titola grande questa situazione di grande difficoltà dal punto di vista della gestione della neve. Oggi temperature davvero elevate, siamo attorno ai quasi 10 gradi, ovviamente sopra lo zero, una situazione davvero particolare per i primi di febbraio. È davvero tutto pronto per dare il via a questa baby sprint maschile, scusate, femminile. I pettorali di questa batteria dal 1600 in poi. Paolo Rei già in azione come fotografo ufficiale della gara. Vi ricordiamo che tutte le fotografie saranno poi disponibili, rese disponibili sul sito della Marcia Gran Paradiso, e vi sarà poi il link diretto all'album. Ancora chiamata per Reggiada, Bouvet e Chiara Ronciani. Sento scatti vicino al mio microfono appunto di Paolo Rei. Allora, capite, pettorale azzurro per le ragazze nate tra il 2016 e il 2018. Le piste sono con il relief. Intanto, nell'attesa della partenza, mi volto per inquadrare questo spettacolo della natura, il parco del Gran Paradiso, una vera perla delle Alpi a tutti gli effetti. Certo, una nevicata quest'inverno, diciamo di quantità abbondante, sarebbe stata molto benvenuta. Purtroppo nevicata che non è mai arrivata prima della Marcia Gran Paradiso 2024, però sicuramente è molto importante sottolineare che il comitato organizzatore ha fatto davvero di tutto per far sì che questa gara, questo weekend intero, si potesse disputare. Prati di Sant'Orso comunque preparati al meglio per questa giornata dedicata ai più giovani. Schieramento quasi completato. Tanto sento in sottofondo che abbiamo intervistati due grandi campioni che domani prenderanno parte alla Marcia Gran Paradiso. Sono Maurice Magnifica e Clément Paris della squadra nazionale francese di sci di fondo. Sono qua per allenarsi in vista delle prossime prove di Coppa del Mondo. Intanto vediamo Casia Cavagnier, responsabile della mini marcia, che sta finalizzando le ultime operazioni di schieramento, e vediamo anche Luca Casali che dopo le interviste ai campioni francesi si sta posizionando qui alla linea di partenza della prima batteria di questa mini marcia 2024. Vedo anche lo starter pronto accanto a lui. Sembra dunque davvero tutto pronto per dare il via a questo fantastico weekend sulla neve, ancora una volta qui a Cogne, nonostante il grande caldo.
Allora, sono arrivati ci, quindi per essere davvero questione di pochi istanti per dare il via a Mini March, che non ho ancora visto, 20-24. Te li metti dietro la riga? Un minuto al via. E allora, come abbiamo sentito dallo speaker, un minuto al via. Chip sono giunti alla partenza. Musica dedicata, come sempre, questo stacchetto che riprende le note della colonna sonora dello squalo. E come sempre alla marcia Gran Paradiso, o meglio alla mini marcia, tanti bambini presenti, ma anche tanti genitori che sono assiepati lungo il binario di partenza per seguire i loro beniamini. E allora sono partita la prima batteria baby sprint femminile. Super baby sprint alle femminile, 1 chilometro secco per loro, per ritrovarle qui tutte con il sorriso in volto, perché oggi prima partenza effettuata, baby sprint maschile, 1 chilometro per loro. Sicuramente la loro prima esperienza in gara, deve essere qualcosa di davvero emozionante con questo contesto, sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista del tifo, perché come sentite anche in sottofondo, grande il tifo dei genitori e del pubblico che si è assiepato lungo i prati di Sant'Orso, lungo questi binari di partenza. Lì vediamo già scollinare i primi dall'altro lato dello stadio del fondo di Cogne. Mentre i primissimi bimbi della baby sprint maschile iniziano a prendere posto nei loro binari. Vediamo che la gara continua attorno all'area di partenza e ovviamente ne approfittiamo per spostarci e raggiungere il rettilineo di arrivo per godere di quest'ultimo sprint, quest'ultimo pezzetto di percorso, di quest'ultimo brandello di tracciato, dove si decideranno le sorti di questa prima batteria, che ricordo il baby sprint maschile. 4 i binari del rettilineo di arrivo. E ricordo ancora una volta 1 chilometro per le bimbe che partecipano a questa prima categoria. Ricordo annate 2016 fino al 2018. Oggi a raccontare l'evento anche gli operatori e i telecronisti della RAI, i quali stanno producendo un servizio che andrà in onda sul canale regionale della Valle d'Aosta.
e ci siamo, comincio ad attraversare il percorso per posizionarmi e seguire questo arrivo. Grande vantaggio per la numero 1601, la quale sta tagliando in solitaria il traguardo di questa prima batteria. Davvero una performance di livello per la numero 1601. In questa prima gara basta, vediamo in seconda posizione il pettorale 1602 e con qualche secondo di distacco la 1635. Quarta e quinta stanno raggiungendo anch'esse il traguardo e piano piano tutte le altre. E le prime tre che sono al traguardo per questa, tra l'altro vale come... Flora Peracino dunque ha vinto questa prima batteria. In seconda posizione Elodie Gérard. In terza posizione Chiara Ronchal. Vediamo anche la mascotte della mini marcia che accoglie le concorrenti che hanno appena tagliato il traguardo. Divertita, è andato. Raggiungiamo anche ecco il suo primo, le concorrenti che hanno raggiunto il traguardo. Lo sei guadagnato. Divertita? Sì. Vediamo le prime reazioni a caldo al microfono di Luca Casali. Sentite un po' il cibo della nostra mascotte. Gino forse. Gino. Arrivi, oggi tutti i vincitori, c'è una classifica raccolta sino ad un rimozione del chip per tutti i concorrenti che hanno già tagliato il traguardo, mentre altri stanno tagliandolo adesso. Vediamo la 1623 Emily Rosset e la 1612 12-15, siamo alla partenza, andiamo con la categoria maschile per i pesi sprint. 1631, 1633 con le braccia alzate, Ginevra Trione. Ecco anche gli ultimi concorrenti raggiungono il traguardo. Per il distinto maschile sono già tutti di nome dal 1659 per Rishon, andiamo fino al 1729 anche... Tanto ricordo che qualcuno si è ancora iscritto questa mattina, quindi ulteriori partecipanti a questa mini marcia 2024, più di 500 i registrati per questa 17ª edizione. Ecco anche la 1616 Martina Carrara, ovvero su Elodie Gérard, e poi 32 secondi su Chiara Ronchal, la piemontese dello sci club Bragelato. Il quarto tempo per Giada Bouvet, quinto per Caterina Gains, il sesto per Aline Marzali, il settimo per Alice Vierenne.
Partenze. Vettorale 1627 per Lucia Uslenghi. E aumenteremo un pochino la distanza, ovvero andremo ad 1 km e 500 metri, poi Cuccioli in gara sulla 1637. Distanza 1637 1630. Pronto? Prontissimo. Ecco anche Margot che si accinge a tagliare il traguardo. Tutto. Cioè, è importante però arrivare, no? Che abbiamo il premio. Intanto sentiamo alcune voci dei bimbi che si sono già schierati per la baby sprint maschile. Io non lo saprei. Magari sei tu. Baby? Allora, sì. E veloce, partono pace, vince per dispersione. Siamo pronti? Ma oh, ragazzi, lui è pronto, non so cosa facciamo. Ma dove hai detto il tuo nome? Arrivo. Fugas. Giusto? Sì. Abbiamo ascoltato tutti. Vai Marti, vediamo un po' tra quanto ci fanno partire. Controllo chip da parte da un ex azzurra, che è riuscito a mica poi prima che capita Gabriella Salone. Ari, sei pronto? Sì. Dove abbiamo messo sotto gli sci? Ma tengono? Come il boom? Secondo me tengono benissimo. Magari. Ce lo racconterai all'arrivo. Domande tecniche per Henri, per Sean, al quale Luca Casali sta chiedendo quale sciolina ha scelto per i suoi sci. Giustamente la voglia di godersi la giornata per quello che è, cioè una giornata di divertimento e non solo tecnicismi e gara, prevale almeno a quest'età, per fortuna. C'è grande entusiasmo da parte dei partecipanti, dei bimbi che si sfideranno per questa categoria baby sprint maschile, anche qua come ricordo dal 2016 al 2018 i partecipanti, l'anno di nascita ovviamente che definisce questa categoria. Vi ricordo che questa mattina avremo 6 batterie baby sprint, baby e cuccioli, una circa ogni 15 minuti, e poi oggi pomeriggio le premiazioni in piazza del comune. Poi sarà il tempo al momento del countdown con manca davvero poco alla partenza. Countdown che sta per scattare.
Katia Cavagnini lascia la linea di partenza, quindi questo significa che manca davvero poco. Attenzione allo start di questa seconda Super batteria. Baby sprint al maschile. Un minuto, 60 secondi al via di questa seconda batteria della mini marcia numero 17. Pettorali dal 1651 in avanti. Ecco la sigla classica che ci introduce alla partenza. Massima concentrazione. Guarda come Claudia che è concentrata. E partiti, partita anche questa seconda batteria. Baby sprint maschile. Agguerriti come se non ci fosse un domani, specialmente i primi. Affrontano questo lungo rettilineo bordato davvero in maniera copiosa da tanto pubblico che è accorso qui sui prati di Sant'Orso per godere di una giornata davvero splendida, senza dubbio dal punto di vista meteorologico, ma anche dal punto di vista del divertimento, dei sorrisi e dello sport in generale. E i primi sono già in procinto di affrontare la prima asperità del tracciato. Li vedo già scollinare da questo lato, diciamo dal lato a monte del tracciato. Ricordo anche per loro un chilometro di distanza da coprire. Gruppo allungato, direi che non ci sono particolari distacchi da segnalare al momento, sembra che ci sia abbastanza un livello simile tra i bimbi della baby sprint maschile, almeno per ora. Vedremo dopo la prima parte di distanza come si evolverà la corsa. I ragazzi sono sparsi, sono in giro, qualcuno che ha una mano per la comunicazione, visti i ragazzi sia di francesi che di italiani. Tanto ci spostiamo per vedere anche questo arrivo, per godere anche di questo arrivo. Dietro le quinte lavorano, imparano, cercano di capire cosa significa essere parte di una gara. Grazie per questo progetto, sempre molto interessante. E vediamo i primi a affrontare già l'ultima difficoltà di giornata, questa ultima rampa che porta al tornante verso il rettilineo di arrivo finale. Ultime centinaia di metri per loro. Testa a testa per i primi due concorrenti, quindi sarà un finale mozzafiato. Io
inizio ad attraversare la pista per accoglierli. Stanno affrontando il tornante per cercare di spuntarla. Attenzione, una caduta tra i due contendenti fa sì che il numero 1653, ovvero Milo Alixea, stia raggiungendo il traguardo in solitario, seguito dal suo primo rivale, il 1651, Henri Perruchon. Un distacco importante hanno inflitto i primi due concorrenti al resto del gruppo, un distacco che si è formato in quest'ultima rampa prima del rettilineo. Ecco arrivare il numero 1655, Hervé Joux, che conquista il terzo gradino del podio di questa manche Davis Sprint maschile. E poi il 1659, Leone Caldicelli, sempre per me. Top 5. E tra poco qui chiudiamo già anche la top 10. E allora al quinto posto, e ancora 1720. Sembra spuntarla sul 1652. Quindi volata. E poi 1657. 56. Avanti così. L'arrivo del primo grande gruppo di questa batteria maschile. Noi ci riportiamo in partenza perché tra poco, ovvero 12:30, sarà lo start per una nuova categoria al femminile, ovvero quella delle altri pettorali in arrivo. 1722 e poi 1681 e 68 con Alice Borbei, Angeli Chabot, Elle Viale, Telle Nicoletta, Sofì Fortunata, Valentina Gaden, Josiane Modina, Alice Tornier, Céline Pellissi, Emma Tagliariolle, Anaïssa Blanc, Arianna Pistini. Ecco, poi una piccola battaglia tra il 1674 e 1699. Tra poco la partenza. Davvero gli ultimi metri per questi due piccoli concorrenti. E ancora uno sprint, il 1674 la spunta su due altri bimbi proprio sul filo del traguardo, appena prima dell'arco rosso che riporta il logo della Regione Valle d'Aosta. È il turno del 1688 e dell'86 e del 94 ad attraversare il traguardo. Ancora altri bimbi, qualche caduta qui sull'ultimo rettilineo proprio perché qualcuno cerca di affrontarla al massimo per spuntarla. Ultimi, ragazzi, battete ultime spinte. La mascotte. Veramente il tracciato è leggermente più complicato per coloro che sono alle prime armi, perché ovviamente i binari sono leggermente meno definiti qui all'arrivo. Bisogna avere un gesto atletico molto preciso, ovviamente si affronta uno sprint finale. E ancora altri arrivi, davvero tanti i partecipanti a questa mini marcia Gran Paradiso. Per Super Baby Sprint al femminile, qualche giorno fa sembrava davvero impossibile pensare di disputare qualunque gara, viste le temperature pressoché primaverili. E ovviamente davvero la scarsezza di neve sul percorso, eppure almeno qui nello stadio la situazione è davvero ottima. Ricordiamo che domani la marcia Gran Paradiso è stata accorciata a 30 km, grande sforzo degli organizzatori, sarà una marcia comunque di grande livello perché vedrà un doppio anello in Val Nontei per raggiungere il chilometraggio di appunto 30 km. Ricordo peraltro che vi sarà la presenza di grandi campioni, tra i quali i due francesi della nazionale, allora, di sci di fondo, Clément Paris, ragazzi, e Maurice Magnifica. Dovete partire, nomi che
sentiamo spesso nelle telecronache delle prove di Coppa del Mondo durante il weekend. Tutto chiaro? Sarà davvero emozionante averli qua alla partenza. Dopo, peraltro, la loro partecipazione in una gara ufficiale di Coppa del Mondo qui a Cogne. Allora, giusto qualche anno fa. Intanto, mentre si susseguono gli arrivi della seconda batteria, ovvero della mini marcia, baby sprint maschile, vediamo che si sono già schierate le ragazze della terza batteria, ovvero della baby femminile. Delle baby alle femminile. E allora abbiamo una piccola sorpresa, Clément Paris e Morì Magnifica alla, come starter, come apripista della baby femminile. Penso che sia una grande emozione per tutti i concorrenti avere due campioni di questo livello, di questo calibro, che aprono la loro batteria. Vediamo anche che salutano la diretta qui con noi. Due grandi campioni francesi che aggiungono un quid in più a una giornata già perfetta. Qualche scatto in più per Paolo Rey con questa occasione da non perdere. Ultimi istanti e ci siamo davvero. Qualificare Paris davanti a tutti, provando un po' a inseguirli e a prenderli. Sembra davvero tutto pronto per questa ulteriore partenza, questa batteria, baby sprint maschile femminile. Il y a de la neige parfois, è partito il classico stacchetto che dà il là alla batteria baby femminile. Allora, attenzione, con due starter d'eccezione. Attenzione, si duple il minuto di fa. Un minuto alla partenza dunque per questa terza batteria. Allez, je vais sentir le cœur des moments tout 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 60 60 60. Sta scherzando sul battito cardiaco dei due atleti francesi che sta salendo. Immagino certo per l'emozione, meno per la fatica. Pettorali dal 1401 per questa terza batteria della mini marcia. Partiti, partita anche questa batteria, grande scatto dei due campioni. Vediamo le atlete che partono. Qualche caduta direi quasi fisiologica per questo folto gruppo di ragazze. 1,5 km per loro da affrontare sui binari in tecnica classica qui ai prati di Sant'Orso, ai 1500 metri di Cogne. Intanto vedo anche il comandante del comitato Fisiasiva che ha raggiunto i piani di Sant'Orso. Sembra quasi un esodo anche di tutti i tifosi da un lato all'altro dello stadio per seguire i partecipanti di questa terza batteria, le partecipanti di questa terza batteria.
Intanto ricordo anche che abbiamo una piccola delegazione di ragazzi francesi, i quali stanno affrontando un progetto di interscambio e hanno scelto la marcia Gran Paradiso per venire a provare l'emozione di collaborare, di essere volontari a una gara di questo tipo, all'organizzazione, vedere l'organizzazione, vedere la logistica, vedere le dinamiche di un weekend così particolare. E intanto vediamo passare sulla pista i due francesi che chiacchierano tra di loro, intanto tirano il gruppo delle ragazze. Pensate un po' che emozione deve essere per queste ragazze seguire, inseguire due campioni di questo calibro nella loro batteria. Potranno raccontare di essere arrivate prime e seconde dietro a Maurice Magnificat e a Clément Paris. Intanto io, vista la velocità più elevata di questa batteria, inizio già a trasferirmi dall'altro lato per andare a catturare le immagini delle prime con questi due grandi campioni che arriveranno sul traguardo. I due francesi sono già alla rampa finale, stanno testando un po' sia i materiali sia gli angoli di approccio di questi ultimi metri prima del rettilineo finale, rettilineo che peraltro anche domani sarà protagonista per la marcia dei grandi. Eccoli, Clément Paris e Maurice Magnificat, che da grandi sportivi si sono messi in gioco e hanno scelto di fare da, come si dice nel ciclismo, regulateur del gruppo di questa batteria. Ed eccoli sulla linea finale verso il traguardo. Pensate un po' che emozione deve essere per la numero 1401, Alice Bordei, tagliare il traguardo dietro questi due grandi campioni insieme alla 1462, ed eccola lì, che si guadagna il secondo posto, e alla numero 1403, ovvero El Viale, che si guadagna il terzo posto di questa terza batteria baby femminile. Sveva Arir è arrivata seconda, cioè guadagnata il secondo gradino del podio. E intanto abbiamo due grandi campioni francesi che si godono l'arrivo di questa bella festa con rilassatezza per una giornata davvero fantastica. Altri arrivi intanto per al femminile e al maschile, la categoria baby femminile, in questo caso ragazze in zona arrivo. Andiamo a trovare 1424, 1427, avanti così, per gli arrivi di questa terza batteria.
Tra l'altro davvero folta come batteria di partecipanti. E mentre stanno terminando gli ultimi arrivi di questa batteria, vi ricordo che le classifiche saranno poi disponibili sul sito della Marcia Gran Paradiso, marciagranparadiso.com. Mentre arrivano appunto questi ultimi concorrenti della batteria femminile, si stanno schierando le ragazze della baby maschile. Ragazzi, siete pronti? Ma proprio Simone? Allora Simone, dove si decide questa gara? Abbiamo, intanto ve lo ricordo, pettorale del 1481 per questa quarta batteria baby maschile. C'è sempre una stabilità alla finale. Tutti schierati. Allora ragazzi, ci siamo, credo siamo circa con i due minuti al via, vediamo se è arrivata
Intanto è bello vedere che Clément Paris qui che si gode questo momento come qualsiasi altro spettatore. Falso allarme, siamo ancora in stand by. Eccolo, eccolo quello che arriva, le voilà, le voilà, le voilà. Le altre da lì. Allora, qualche istante e ci siamo. E siamo l'ultimo per essere in questa gara, quindi. E siamo al giro di boa di questa prima giornata di mini marcia. Full gas! Sta per partire la quarta batteria, baby maschile. Così ricarichiamo un pochino per questa partenza. Katia Cavagni sta controllando. Siamo pronti, facciamo vedere che siete pronti. Tiriamo le linee di partenza. Con una bella foto del nostro fotografo Ale. Ecco un momento importante per scatti fotografici di tutti i ragazzi che stanno per prendere parte a questa quarta batteria. Silvestri. E lo speaker sta facendo il riscaldamento insieme a loro. Così. Basta, se no sembra distante. E la responsabilità della gara passa a me. Ultimi consigli anche da parte dei genitori ai ragazzi che stanno per affrontare questa prova. Consigli tecnici non solo. Intanto noi proviamo a spostarci un po' più giù rispetto al percorso per andare a catturare le immagini di questa partenza. Più avanti nella pista. E voilà. Sembra davvero il momento buono. Vediamo che parta lo stacchetto musicale che ci identifica il minuto alla partenza di questa quarta batteria. Attenzione, ricordo un chilometro e mezzo e un minuto al via. Cambio di musica, cambio di traccia, ci siamo, credo che essi sia per noi, si intende. Voilà. Mi raccomando, siate gentili con lui, non pensate di uscire. Davvero bello vedere che questi campioni che seguono un allenamento davvero specifico e super preciso si mettono in gioco in una giornata così. Attenzione! Per guidare il gruppo ad ogni batteria. È davvero un segno importante. Ed è proprio anche lo spirito di questa mini marcia, ovvero la promozione dello sci di fondo. Partita anche la quarta batteria. E anche la baby maschile ha lasciato i nastri di partenza e sta via a coprire questo chilometro e mezzo. Qualcuno che è caduto sta recuperando il gruppo, o meglio la coda del gruppo. Bravo,
grande impegno soprattutto per chi deve recuperare e riconquistare il plotone. È chiaro che l'obiettivo è di riuscire a farlo prima della prima rampa, in maniera da farsi un po' tirare in questa prima fatica di giornata. E come sempre il pubblico si trasferisce dall'altro lato dei Pranti di Sant'Orso per continuare a seguire questi giovani concorrenti sul tracciato di questa mini marcia 2024. Intanto la temperatura sta ancora salendo, c'è un leggero venticello e anche il venticello non è per niente freddo. Proviamo a raggiungere, in questo caso dovremmo farcela come tempi, a raggiungere il bordo pista per goderci. Ecco, intanto scollinare la Mont Paris. Proviamo ad accingerci anche noi, vedere la testa della corsa. 1532-1482 in testa, con un leggerissimo vantaggio sul 1485. Altri passaggi qui allo scollinamento. Alta velocità per tutta la testa della corsa. Come sentite, anche grande tifo per tutti questi piccoli concorrenti. Altri passaggi. Testa della corsa che è già in discesa da un pezzo. E dunque noi ci trasferiamo dall'altro lato per andare a catturare anche questo arrivo in diretta. Ed ecco di affrontare l'ultima rampa del tracciato da 1,5 km. Ecco che Clément Paris sta raggiungendo l'ultimo tornante per poi lasciare spazio allo sprint finale della baby maschile e ovviamente vedremo chi andrà a giocarsi la vittoria. Direi che senza alcun dubbio il 1482, ovvero Gregory Trento, ha la possibilità di conquistare la vittoria. Vediamo invece quest'ultimo sforzo, quest'ultimo sprint per il numero 1532 e il 1485 a vincere questa categoria. Peter Donnet tenta di conquistare il secondo posto, ma dovrà accontentarsi invece del terzo posto. Peter Donnet. Mentre invece Ryan Longobardini è il secondo classificato. Edoardo Liuz, che ha rimontato tantissimo e chiude al secondo posto. Arrivi, qui sono tutti velocissimi, tutti stanchissimi al traguardo, ma riceveranno anche loro un bel 5
Gino che è la mascotte di Marcio Gran Paradiso, e poi un occhiale che è il capo gara di questo evento. La mascotte del dell'evento sta dando il 5 a tutti i concorrenti che hanno concluso la loro prova. Tanti ricevono un piccolo gadget. Applausi, 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 eccoli qui al traguardo tutti quanti questi BBL maschile. Recupero chip. Andiamo a ringraziare anche il nostro main sponsor che è CVA insieme a BCC Valdostana, sponsor di questa, main sponsor di questa edizione della Marcia Gran Paradiso. E vabbè, altra vittoria per il nostro studio d'arte. Tanti tanti ve lo vedremo qui tra oggi e domani. Cucciolo si fa per dire. Gregory finisce in 4.47, 9 secondi di vantaggio su Cristian Araya nel Longo Borghino, ci prega Antigari a partire con le 1532, poi Peter Bonni che vede Valdivia 11 secondi, Gabriele Modina con Grossolaia 13, Mattias Guglielmo per Torsiva 13 secondi, quindi una sorta di volata qui, poi Simone Dorio a 15, Alexis Cetriano al secondo posto a 25 secondi. Siamo quasi pronti per affrontare la quinta e penultima batteria di giornata. Intanto stanno arrivando gli ultimi concorrenti a 29 secondi della baby maschile. Ci ha nuovamente raggiunto anche Maurice Magnificat. Sappiamo che c'è anche suo figlio in gara. Bella anche questa connessione. Mi piace vedere questi sorrisi sui loro volti in una giornata di allenamento spensierata qui a Cogne. Cogne che l'ha visti i protagonisti durante la tappa di Coppa del Mondo di qualche anno fa. E come vi dicevo, ci apprestiamo a dare il via, intanto vediamo lo schieramento che è quasi pronto, della prima delle due batterie della categoria cuccioli, ovviamente mi riferisco alla cuccioli femminile. Possiamo fare alle 14.30, remise per i cattolesi in piazza Aconia. Portatevi il vostro pettorale, perché con noi ci saranno Maurice Magnificat e Clément Paris che vi autograferanno, se lo vorrete, il pettorale. Categoria cucciola, tu ti senti ancora cucciola? Io mica tanto direi. Sì, vabbè, io vorrei che sia basso, però ci crediamo. Continua a crescere così, diventerà condito dal 1990, no, ci prendiamo prima. Ci prendiamo prima. Allora, adesso la lasciamo concentrare, diventa un po' più gara, siamo a 2 km e 500 metri. E come ricorda lo speaker, questa batteria vedrà il tracciato allungarsi a 2,5 km. Ho sentito lo squalo. Sento già lo stacchetto dello squalo, e quindi significa che manca meno di un minuto alla partenza di questa penultima batteria della mini marcia 2014. Contro la rovescia partito, e allora siamo davvero pronti, partiti.
Partite le ragazze della Cuccioli femminile, davvero tante partecipanti a questa categoria. Partenza direi ordinata nonostante il grande numero di partecipanti, ovviamente questa batteria essendo più lunga, sebbene sia anche magari un poco più veloce, durerà qualche minuto in più. Ricordo 2,5 km da completare. Intanto vediamo anche con la casacca slovena uno dei protagonisti della marcia di domani, 16° posto alla marcia lunga. Domani andremo ad ascoltare dalla sua viva voce i suoi pensieri e la scelta di venire a sfidarsi con altri grandi campioni qui sulle piste di Cogne e sul tracciato della marcia Gran Paradiso numero 41. Intanto accanto a me sta passando Paolo Rei, fotografo ufficiale della mini marcia e della marcia 2024. Io vi ricordo che sul sito ufficiale della marcia troverete il link all'album fotografico che Paolo sta realizzando in questi minuti. Proviamo ad accingerci alla pista. Facciamo qualche passo avanti per seguire il passaggio delle prime concorrenti qui sul tracciato. Chiaramente in questo caso possiamo attendere un poco di più perché, essendo il percorso della Cuccioli di 2,5 km, la durata è superiore, abbiamo il tempo di attraversare completamente lo stadio del fondo di Cogne e raggiungere questo versante ad attendere le ragazze. Le quali sono allungate. Gruppo che rimane pressoché compatto nell'affrontare là in fondo, se riuscite a vedere, questa leggera ma costante rampa che le porta poi ad invertirsi. La pista tutto sommato sta tenendo molto bene nonostante le temperature davvero primaverili qui a Cogne. Ai 1500 metri di Cogne nel Gran Paradiso abbiamo una temperatura ben superiore ai 10 gradi, dato che per i primi di febbraio è davvero fuori da ogni standard. E vedo che le prime concorrenti sono già in direzione di questa rampa presso cui noi ci troviamo per seguire il loro passaggio, quindi manca davvero poco per vederle passare davanti ai nostri occhi e alle nostre telecamere. Come già detto, gruppo ancora abbastanza compatto. Sebbene si stia leggermente scremando, come fisiologico che sia.
forse in discesa alla testa della corsa, sta prendendo un vantaggio più importante. Ed ecco il passaggio della prima concorrente, numero 1202, che ormai effettivamente ha preso un distacco importante, o meglio un vantaggio importante, seguita dalla 1204. Tanto pubblico ancora assiepato qua sulla pista per spingere queste ragazze. Qualcuno sta sciando con le maniche corte, io vi dico questo così vi fate un'idea della temperatura che c'è qui a Cogne quest'oggi. Grande tifo anche altri passaggi per questa Cuccioli femminile. Oramai il gruppo si è davvero allungato e la testa della corsa starà già sicuramente affrontando l'ultima discesa, motivo per cui noi iniziamo a spostarci e andare a raggiungere l'altro lato dello stadio del fondo di Cogne per goderci l'arrivo di questa quinta e penultima batteria per quest'oggi. Intanto ricordiamo che le premiazioni avverranno alle ore 15 di fronte al comune di Cogne. E intanto attenzione, perché l'ultimo tratto è stato davvero percorso a una velocità della luce per la prima concorrente, che va a conquistare la vittoria. È il pettorale 1202 Emilia Dorigo dello Sci Club Valdigne a conquistare la vittoria di questa batteria. Si è sviluppato davvero molto velocemente nella seconda parte. Torniamo in partenza. Sprint finale per le concorrenti alle femminile. Smilla Mariotti Cavagni per 1211, arriva Polari Lexer 1214, Margot Sedran 1208, Noemi Margherita 1252. Emma De Mini, un segno dei gadget anche per loro. Qualcuno arriva davvero finito. Il bello delle CD Fonte è che a qualsiasi età si dà davvero tutto. Dietro, grazie. Ed è bello vedere anche il tifo qui all'arrivo. E qui la fatica inizia a farsi sentire. 2500 metri. Un po' capisco il tratto di percorso di fanno selettivo.
complimenti, congratulazioni a tutti voi. Altro guardo di questa mini marcia Gran Paradiso, edizione 2024, l'anno olimpico. Sono entrati dunque alla fine delle quadriglie per gli sport estivi, ne mancano due invece per quelli invernali. Un grande focus su Milano Cortina. E con questi ultimi arrivi di questo folto gruppo, noi iniziamo a spostarci in zona partenza per dare via alla sesta ed ultima batteria. Intanto, prima di raggiungere la partenza, voglio chiedere a questo bimbo se vediamo se si fa un po' di tifo. Questa è l'Italia, come per Alessia Sciattigliano. Bello vedere anche questi momenti più goliardici e leggeri. E come dicevo, mentre stanno finendo di arrivare al traguardo, le ultime concorrenti della Cuccioli femminile, ci spostiamo nuovamente sulla linea di partenza per assistere al via di questa sesta ed ultima che vince con 10 secondi di vantaggio su due, la Bocchicchio per batteria numero 15 secondi della mini marcia. Parliamo della Cuccioli maschile. Smilla Mariotti Cavagni sesta 44. Siamo i concorrenti più grandi per la giornata di oggi. Domani avremo ancora allievi e ragazzi. Vi ricordiamo che in questo caso il percorso è di 2,5 km per questi ragazzi, già tutti schierati in questa splendida prospettiva. Casolo, 15esima Silvio Nicoletta, 16esima Alessia Pellicano, 17esima Chiara Gabello, 18esima Anna Calco, 19esima Linda Letizia Borrelli, 21esima Matilde Cucino. Quasi 500 oggi, che bello vedervi tutti qui così entusiasti, contenti di gareggiare. E come dicevo già prima, alcuni concorrenti scelgono addirittura di gareggiare con le maniche corte, tanto la temperatura è elevata in questo sabato 3 febbraio 2024. Allora, chiamate a programmazione Frascelli. Sembra davvero un weekend di fine marzo. Si tengono pronti gli sci scorrendoli avanti e indietro, caldi muscoli. E la chiamata per gli ultimi ritardatari di questa partenza. Pettorali dal 1271. Concentrazione mista sorrisi per questi atleti.
che direi che in termini di approccio sembrano già dei piccoli ragazzi, professionisti. Una comunicazione importante, memorizzate bene la posizione dove vi siete messi, guardate il numerino che trovate in basso. Ok, chiaro per tutti dove siete. Piccoli aggiustamenti dal punto di vista della griglia di partenza per questa ultima batteria. Facciamo fare la prova di lancio, fino in fondo rientrate dall'altra parte della pista e vedete qui. Sento dalla voce dello speaker che sarà necessario un riallineamento ai blocchi di partenza, quindi si fa una breve prova di partenza per riallinearsi. Così girate dall'altra parte e via. Riallineamento per i concorrenti secondo griglie e pettorali. Senza spendere troppe energie. Ed ecco il riallineamento pressoché completato. Partiamo con il numero 1271, Thierry Benzeval, Giovanni Marti, Filippo De Gaetano e così via a salire con tutti i pettorali. Ricordo che sono bimbi nati tra il 2012 e il 2013. Allora, per informazioni di servizio, che vi ricordiamo, ore 14.30 la cerimonia protocollare di premiazione in piazza Acconi, domani ore 10 lo start della nostra Gran Paradiso numero 41. E intanto, dopo gli aggiornamenti dal campo gara, ovvero con le prestazioni e con la vittoria per la Coppa Italia, la vittoria di Caverni, qui a Caverni, la sfida per Fabio Restano, che siamo qui con il presidente del protocollo di Stato, Fabio Stavanti. Come sentite dalla voce dello speaker, presidente di Asiva, qui con noi. Qui a Coni con tantissimi piccoli atleti che fanno capire qual è la forza del movimento valdostano, non possiamo che essere sorpresi. Presidente, allora domani grande lavoro da parte del comitato organizzatore per allestire questi 30 km. Diciamo che ecco, lo standard sta un po' diventando questo, ovvero si fa quello che si può fare con questo cambiamento climatico in corso. Tante le gare annullate in Coppa del Mondo, guardiamo anche il recente passato, proprio della settimana scorsa, nello sci alpino, e dunque è importante esserci, è importante crederci sempre e riuscire a fare quello che le attuali condizioni permettono di fare. Certamente il comitato organizzatore di Coni è una garanzia per gli sport invernali, oserei dire, sono bravissimi, sono sempre molto disponibili, professionali, quindi in grado di organizzare anche in condizioni non facili come in questo periodo eventi davvero ben fatti, appassionanti e tecnicamente validi. Quindi grandi complimenti al comitato organizzatore di Coni, a tutta la comunità, con la vicinanza al comitato e agli sport invernali. Grazie al presidente Marco Rosso. A 3 minuti dalle via, tra poco non sapremo l'ultimo giorno del percorso per avere l'ok per dare inizio a quest'ultima gara. Vai a 1 e 3.
E allora, nell'attesa, andiamo a fare magari una carrellata di questi fantastici ragazzi. Ci stanno attendendo la luce verde per poter partire. Abbiamo sentito dalla regia che c'è stata una piccola caduta, un piccolo inconveniente per la ragazza della batteria precedente e dunque qualche minuto extra di attesa. E allora ne approfittiamo per questa bella carrellata. Vediamo che i concorrenti ci stanno salutando. Sarebbe bello poter sapere o sentire quali sono le loro emozioni in questo momento. Momento già importante, perché la categoria cuccioli è già una categoria in cui ci si sfida al massimo di proprie, delle proprie potenzialità. Appena iniziamo la discesa la cuccia. Intanto parentesi del Diatron, parliamo dei campioni di Bruxelles, altro grande evento in Valle d'Aosta con la medaglia di bronzo per le forte grande biciclette di Oro Iasse, Walter Landry, Vittoria e Trentini della Valdissone, ma c'è la Valle d'Aosta con Landry con le Oro Iasse che toglie il bronzo della prova sprint. E lo stacchetto musicale ci fa capire che manca davvero solo più un minuto alla partenza. Qui, piano piano, ci spostiamo lungo il percorso, partito il conto alla rovescia e dunque siamo pronti per inquadrare non solo il pubblico ma anche e soprattutto i ragazzi pronti per partire. Partita anche quest'ultima batteria, cuccioli maschile, 2,5 km, questa volta sono partiti davvero a tutta. Qualche cambio di corsia, ma la partenza sembra essere scorsa in maniera ordinata. Ovviamente partenza al fulmicotone per tutti, per cercare le prime posizioni e cercare di affrontare la salita senza troppi problemi di spazio. I concorrenti sono ancora sul rettilineo dei piani di Sant'Orso. Piano piano cercano, i primi cercano di scremare un po' il gruppo, anche se ovviamente è ancora presto per ottenere i primi risultati. All'attacco della rampa, la prima rampa di giornata, lieve ma costante, per poi invertirsi e scendere verso il versante opposto del tracciato. Direi il gruppo ancora compatto. Qui c'è già un po' di tattica messa in campo. Gara veloce, usando meno energie possibili. E dunque, come sempre, ci accingiamo a raggiungere il percorso sul lato opposto della partenza per vedere l'arrivo dei primi concorrenti. Gara più veloce in termini di velocità pura, ma dura qualche minuto in più rispetto alle prime batterie, perché come vi ricordo è di 2,5 km la lunghezza del tracciato. Si è alzato anche un po' di vento, sempre alquanto caldo però, che sferza questi palati di Sant'Orso, pista che si
a lucidare un pochettino per lo scioglimento dello strato superficiale. Tanti concorrenti alla partenza di questa mini marcia, come dicevamo, poco più di 500. Certo, nemmeno invece una nuvola nel cielo sopra il Gran Paradiso. Stiamo vedendo i primi concorrenti. Stanno affrontando questa seconda parte di percorso. Si è allungato e scremato il gruppo dei primi. Alta la velocità in discesa, a breve dunque raggiungeranno il punto in cui ci troviamo. Ed ecco la testa della corsa, velocissimi. Diciamo che si è scremato il gruppo, ma il vantaggio del primo non è così sensibile. Thierry Benzeval tiene la testa, seguito dal numero 1272 Giovanni Marti e dal numero 1275 Nadir Best 30. 1282 per Nathan Evolandro. Seguono i passaggi, come vedete i distacchi non sono incredibili, diciamo che si è allungato molto il gruppo ma non c'è nessuno che sta prendendo il volo, è già ora di attraversare, abbiamo visto prima quanto sia veloce la seconda parte di pista e dunque con questi passaggi lasciamo questa zona e ci appropinquiamo dall'altro lato dello stadio del fondo di Cogne per andare a seguire l'arrivo anche di questa sesta e ultima batteria. Vediamo i primi concorrenti affrontare l'ultima rampa del tracciato, manca davvero poco per presentarsi sul rettilineo finale che li porterà ad attraversare la linea del traguardo. Avremo così dunque lo specchio definitivo di chi si è aggiudicato i vari podi di giornata. Ciao Mascotte, fai una bella... fa un bel sorriso, facci vedere il tuo sorriso. Testa a testa, abbiamo un testa a testa per questa sesta ed ultima manche. Sarà un finale sicuramente avvincente. I due dello Sci Club Faller fanno almeno per ora gioco di squadra. Attenzione il sorpasso di Giovanni Marti su Thierry Benzeval. Vanno in parata con Marti e Marti va a vincere su Benzeval.
mentre Nadir Bestrenta va a conquistare il terzo gradino del podio. Marcia Gran Paradiso, Nadir Bestrenta al terzo posto è suo e dello ciclabile Gressone Monterosa. Il quarto posto che va a Nathan Evolandro per lo Ciclab Drank, il quinto posto è con lo Nathan Evolandro dello Ciclab Drank per il quarto posto. Ancora Gressone e poi Filippo De Gaetano. Grande per sforzo per tutti, chi si è giocato lo sprint, chi si è giocato un recupero al Fulmicotone. Adesso l'arrivo per il numero 1290 delle Tenerife e il numero 284. Si tratta di Ian Taniozzo. Ci si seguono gli arrivi. Come già dicevo prima, a parte i primi due, i distacchi sono comunque rimasti semicontenuti. Adesso c'è un divario un po' più importante. Nathan, com'è andata? Divertito. Distrutto. Adesso tutto. Davvero tutto questi grande giovani campioni sugli sci. Come giusto che sia. In fondo è giusto onorare la competizione anche a questa età. E anche in questo caso ricevono i gadget dei nostri sponsor. Ora 13.32, l'attesa adesso per gli arrivi della pancia del gruppo di questa ultima partenza di giornata. Ancora arrivi, per questa sesta e l'ultima batteria. Grande sforzo davvero per tutti. Marco Ferrando è quello che 1294, 1299 la medaglia mette dietro. Intanto la mascotte della Marcia Gran Paradiso saluta i concorrenti, buongiorno anche a te. Il 306 del Quel Stadio. Il 315, il 10 Brulli, il 1319, il Alessandro Vallino. E intanto, mentre arrivano gli ultimi concorrenti di questa batteria, noi recuperiamo Claudia Abram, alla quale ci piace chiedere un piccolo feedback a caldo di questa Marcia Gran, mini Marcia Gran Paradiso che si sta concludendo almeno nella sua prima giornata di sabato. Mini Marcia portata a casa con un impegno enorme, però direi grande soddisfazione anche quest'anno, sia per i numeri sia per la grande festa e poi due apripista di super livello. Sì, una gran soddisfazione come sempre, quest'anno è stata un po' più dura degli altri anni per causa della, a causa della neve, ma l'abbiamo portata a casa, mi sembra benissimo, la partecipazione è come sempre molto ben accolta da tutti, purtroppo dico la giornata è bella e calda, quindi è una festa per tutti. Paris e Magnifica sono ospiti d'eccezione, per i bimbi adesso sarà una grande festa perché firmeranno autografi, faranno foto, quindi speriamo che siano tutti contenti. Prontissimi anche per domani, dove la gara è stata per forza di cose accorciata a 30 km, nonostante tutto una delle poche che si può portare a casa quest'anno con un clima così pazzarello. Sì, siamo veramente contenti di riuscire a fare qualcosa da 30 km, credo che sia un
gran risultato visto le condizioni della neve che ci sono in giro in tutte le Alpi. Vediamo che tutte le gare, le long distance, stanno facendo, alzando bandiera bianca, purtroppo, perché non hanno la fortuna forse che abbiamo avuto noi comunque di avere un po' di neve artificiale da poter utilizzare, da portare sul tracciato. E comunque le frazioni nostre sono in buone condizioni. Peccato che non riusciamo a confermare Lillaz per causa del collegamento, perché anche Lillaz avrebbe una buona condizione di neve. Quest'anno è così, l'anno prossimo punteremo più in alto e cercheremo di nuovo di fare la 40 come da programma. Grazie Claudia, buon lavoro, ti ritroveremo poi domani per un feedback anche della marcia degli adulti. E allora, con questi ultimi pensieri, questo ultimo feedback a caldo, è il momento di salutarvi e ringraziarvi per averci seguito ed ascoltato fino ad ora. Vi diamo appuntamento per le premiazioni questo pomeriggio alle 15, anche in diretta, e ovviamente domani per la diretta della Marcia Gran Paradiso numero 41, che vedrà il via, ve lo ricordo, anche due grandi campioni francesi, Maurice Magnificat e Clément Paris.